soddisfazione quello che possiamo finalmente comunicare, che la Chiesa Maria Santissima del Carmine ha un nuovo impianto elettrico a norma di legge. I confratelli che negli anni passati sono presi cura della Chiesa avevano già constatato l'inadeguatezza di questo impianto elettrico e perciò era pericoloso, ma non erano riusciti a concretizzare l'opera anche per mancanza di fondi. I giovani componenti del Comitato Festa del 2012 e del 2013 e insieme anche ai nuovi iscritti della confraternita, rendendosi conto della gravità della situazione, si sono prefissati che non si poteva più aspettare e quindi iniziare subito con i lavori. Da tutti i confratelli è stata messa la disponibilità della mano d'opera in modo assolutamente gratuito. I lavori che abbiamo effettuato, come potete vedere, sono l'impianto elettrico, quindi la sostituzione delle lampade, dei fari, dei nuovi fili, e anche nelle nicchie dei santi sono state messe delle nuove luci LED, quindi luci moderne. Durante i lavori di restauro abbiamo anche pensato di pitturare la chiesa, quindi abbiamo sempre lasciato il colore bianco, ma sotto il colore bianco che c'era prima abbiamo trovato dei fregi, quindi il vecchio colore che originariamente la Chiesa del Carmine aveva. Quindi da un lato potete vedere il colore dorato di alcune cose, e dall'altro lato invece sfortunatamente non è uscito niente. Altri lavori che abbiamo fatto sono stati la manutenzione dei banchi, quindi alcuni banchi sono stati ripresi perché versavano in condizioni pietose, e anche la sostituzione delle gronde, le gronde esterne della chiesa che erano un po' malomesse e quindi andavano rifatte, e quindi ringraziamo su questo il signor Francesco Galati che ha offerto la sua disponibilità. Voleva a nome di tutta la confraternita ringraziare quanti hanno dato la propria disponibilità sia per la realizzazione della manifestazione del 14, no, di dicembre, e sia per quanto riguarda i lavori che sono fatti. Volevamo ringraziare anche personalmente queste persone che sono impegnate, quindi ringraziamo il signor Roberto Soverino che è stato l'impiantista e l'elettricista, e anche grazie all'aiuto dei signori Salvatore Soverino, Antonio Fragomeli, Salvatore Pasquino, Antonio Fiorenza, Enzo Gallelli, Antonio Fiorenza. Volevamo anche ringraziare il piccolo Giuseppe Soverino e il nonno Antonio Samà, che anche loro nel loro piccolo, anche grande, hanno dato la loro disponibilità. Invece per quanto riguarda i lavori della muratura, hanno offerto la loro prestazione i signori Giuseppe e Raffaele Andreacchio, insieme anche al signor Giuseppe Pasquino. Ringraziamo il signor Bresti Salvatore e la sua famiglia per aver offerto tutto il materiale necessario alla tinteggiatura della chiesa, quindi tutta la pittura, che è stata recapitata a noi gratuitamente dalla ditta Trasporti di Perrone a Giacazio Nicola. La tinteggiatura della chiesa, nello specifico, è stata effettuata da tutti i confratelli che hanno dato la loro disponibilità anche per l'impianto elettrico. La manutenzione del tetto, come dicevo, e la sistemazione delle gronde, si ringrazia il signor Francesco Galati e anche insieme ai suoi operai che quel giorno hanno lavorato e hanno offerto la loro mano d'opera. Volevamo inoltre ringraziare l'ingegnere Raffaele Iorfida perché in passato ha offerto dato la sua collaborazione nell'offrire il progetto di questo impianto elettrico, perché senza la sua preziosa collaborazione appunto noi non potevamo iniziare i lavori. Ma infine un ringraziamento va al nostro parroco Don Angelo e al ragioniere Carlo Pacetta, perché grazie a loro abbiamo fatto questo impianto, perché loro hanno acconsentito a realizzarlo, ci hanno sostenuti in questi lavori. Infine, ma non per ultimo, va un ringraziamento particolare alle signore che hanno pulito la chiesa in questi giorni di preparativi per la manifestazione del 14. Inoltre ringraziamo tra noi anche le consorelle che hanno prestato in vario modo la loro disponibilità.